Sua Santità Paolo VI si reca fra gli abitanti della periferia romana nel quartiere Tiburtino in occasione dell'apertura al culto della parrocchia di San Giovanni Battista e dell'inaugurazione dell'anno scolastico del Centro Internazionale della Gioventù Lavoratrice, il Centro ELIS. Sono a riceverlo ai piedi della scalinata della nuova parrocchia il Cardinale Traglia, vicario di Roma, e il fondatore e presidente generale dell'Opus Dei, Monsignor Escrivá de Balaguer. Nella chiesa si è raccolta una parte della folla accorsa da tutto il quartiere Tiburtino per incontrare il vicario di Cristo. Ci sono tra gli altri gli amici e i collaboratori del Centro ELIS, venuti da ogni parte d'Italia, gli insegnanti e gli allievi delle scuole professionali del centro e gli ospiti della residenza per giovani lavoratori. Tra le personalità ecclesiastiche presenti vi sono i cardinali Rugambua, Koenig, Quiroga y Palacios, Marella ed altri. Vi è anche Monsignor Angelo Dell'Acqua, sostituto della segreteria di Stato, e Monsignor Cunial, vicegerente di Roma, con i vescovi ausiliari del cardinale vicario. Nel presbiterio sono raccolti i parroci dei dintorni venuti ad attestare devozione al Papa e solidarietà al nuovo collega. Accanto al fondatore dell'Opus Dei vi sono il segretario generale Don Alvaro del Portiglio e il consigliere per l'Italia Don Luigi Tirelli. Alla messa, celebrata dal Santo Padre, assistono gli amministratori della città di Roma e parecchi vescovi di paesi dove l'Opus Dei svolge il proprio lavoro apostolico. È presente anche il noto teologo protestante Schulz. Dopo il Vangelo, letto da Don Lantini, il sacerdote dell'Opus Dei cui è affidata la parrocchia di San Giovanni, il Santo Padre si è rivolto al popolo con una omelia imperniata sul significato della comunità parrocchiale, che ha per tessuto e cemento, ha detto il Papa, l'unità. Durante la celebrazione del sacrificio della messa, il Papa è assistito da Monsignor Orbe Goto e da Monsignor Sanchez Moreno, vescovi peruviani, entrambi dell'Opus Dei. Alcuni malati della parrocchia e una rappresentanza di allievi del centro ricevono la comunione dalle mani del Sommo Pontefice, mentre l'assemblea intona un canto eucaristico. Ricordando questi momenti, un cronista ha scritto: «Era una comunità ideale e reale della fede dei primi cristiani, quella che abbiamo vissuta accanto all'altare dove il Papa celebrava la messa. Abbiamo assistito al concilio realizzato nella nuova liturgia, nella forma di predicazione, nella presenza viva della Chiesa innovatrice di speranza». Finita la messa, il Papa benedice la statua della Madonna Madre del Bell'Amore, dono del fondatore dell'Opus Dei all'Università di Navarra in Spagna. Terminata la cerimonia in parrocchia, il Papa entra nel Centro ELIS. È con lui Monsignore Escrivá de Balaguer. Vi accompagnano nella visita ai vari ambienti il direttore ed i suoi collaboratori. Dopo le funzionali ed originali attrezzature della residenza, il Santo Padre visita le aule dove si svolgono i corsi professionali. Lo attendono gli allievi che vogliono ricevere l'eccezionale ospite sul posto di lavoro. Nel vederli, Paolo VI non può nascondere la propria emozione. Fu Papa Giovanni che promosse la costruzione del Centro ELIS allo scopo di onorare la memoria di Pio XII. Nella realizzazione del centro sono stati utilizzati i fondi raccolti in tutto il mondo in occasione dell'80° compleanno di Pio XII. Papa Giovanni affidò il compito di questa grande opera sociale all'Opus Dei. L'iniziativa è un'ulteriore prova della sollecitudine della Chiesa per i giovani lavoratori. Un interesse che si manifesta con i fatti, come ha detto Paolo VI nel suo discorso al centro. L'anima cristiana che gli dà vita fa sì che il complesso non sia un puro aggregato di un albergo, di una officina, di una scuola e di efficienti attrezzature sportive, ma una casa, un focolare cristiano in cui amicizia, fiducia ed allegria formano l'atmosfera. Un luogo dove la vita ha una sua dignità ed un suo senso. Tutto ciò intendono e si sforzano di vivere i 1000 e più giovani lavoratori che sono in contatto con il centro, i dirigenti, i professori, gli amici, i collaboratori e questi ragazzi, i più giovani del gruppo sportivo, che adesso hanno una prova in più dell'affetto del vicario di Cristo. Il Santo Padre visita la scuola alberghiera femminile annessa al centro, le cui finalità sono la formazione e la riqualificazione della donna lavoratrice nel settore domestico ed alberghiero,
svolgendo un programma autonomo rispetto alle attività del centro. Lasciando la scuola alberghiera, il Santo Padre fa ritorno al centro Ellis. Nel salone del centro, Monsignore Escrivá de Balaguer gli rivolge un indirizzo di filiale omaggio e di profondo ringraziamento, che così si conclude. In queste aule, Padre Santo, la gioventù lavoratrice che vi soggiorna e frequenta la scuola apprende un proficuo e nobile mestiere e cristianamente si forma nella convinzione che l'uomo è stato da Dio creato un operaio. Questa gioventù, Santo Padre, impara che il lavoro santificato e santificante è parte essenziale della vocazione del cristiano consapevole, di colui che sa della sua alta dignità e sa ancora di dover santificarsi e di diffondere il regno di Dio proprio nel suo lavoro e mediante il suo lavoro di edificazione della città degli uomini. In questo ambiente sereno ed allegro, Beatissimo Padre, come in tutti gli ambienti dell'attività apostolica che l'Opus Dei, grazie a Dio, svolge in ogni continente, procuriamo che si respiri un clima di libertà in cui tutti si sentono fratelli, lontani dell'amarezza, della solitudine o dell'indifferenza, ed in cui imparano a apprezzare ed a vivere la reciproca comprensione, la gioia della leale convivenza fra gli uomini. Amiamo e rispettiamo la libertà e crediamo al suo valore educativo e pedagogico, perché siamo convinti che in siffatto clima si possano formare le anime alla libertà interiore e si forgiano uomini capaci di vivere con consapevolezza la dottrina di Cristo, di esercitare virilmente la fede, di praticare con gioia l'obbedienza interiore devota agli insegnamenti del magisterio ecclesiastico, non ultimi quelli della sua dottrina sociale, di amare con tutto il loro cuore, le loro forze, la Chiesa di Dio in Romano Pontefice. Noi venimmo un giorno, subito dopo la guerra, proprio in questo quartiere di Bortino, per vedere che cosa si poteva fare per portare qualche soccorso a tanti bisogni che qui sembravano particolarmente acerbi ed erano caratterizzati dai penosi fenomeni della miseria, della disoccupazione, ricordo, della massa dei ragazzi di Sciuscià randagi per queste strade. E fu allora che ci vedemmo circondati da un folto gruppo di giovanotti che subito si strinsero intorno a noi e a quelli che ci accompagnavano. E quei giovanotti si misero ad implorare: ci faccia lavorare, ci dia un lavoro. Era una pena. Come provvedere in quelle condizioni, lì sui due piedi, a così elementare legittima esigenza? Chiedemmo loro, tanto per cercare una soluzione insieme, positiva, che cosa sapete fare? E tutti a rispondere quei giorni: oh, facciamo di tutto. Tutto? Non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla. Nulla. Non avevano alcuna preparazione, nessuna capacità, nessuna qualificazione, come ora si dice. E naturalmente non fu possibile soddisfare quella loro commovente e straziante domanda, se non con insufficienti rimedi e indicazioni. Paolo VI conclude affermando che questa opera è in un certo senso una risposta alle accorate richieste di quei giovani. Dopo la benedizione, la visita ha termine. È la conclusione di una giornata memorabile per quanti hanno potuto assistere. Dell'intensità di quei momenti, queste immagini documentano ben poco. Sfuggono soprattutto i dettagli in cui si è concretata la partecipazione affettuosa di tutti i presenti, che hanno cercato di far sì che le 3 ore di permanenza del Santo Padre al centro Ellis fossero per lui ore di conforto e di gioia in mezzo ai suoi figli. Questa gioia si è potuta leggere in volto al Papa. E l'ha manifestata allorché nel partire, abbracciando Monsignore Escrivá sulla soglia del centro, gli ha detto: qui tutto è Opus Dei.